Bentrovati e bentornati su Amatech Blog. Oggi vi propongo le migliori basi di ricarica wireless per qualità e prestazioni che ho avuto modo di provare con il mio iPhone X. Prima di iniziare, volevo ringraziare tutti gli utenti che domenica scorsa hanno partecipato al sondaggio nel video di domenica in cui chiedevo se aveste preferito un video su iPhone X oppure sulla fotografia. Ed eccoci qua con il video su accessori per iPhone X. Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else. Detto ciò, spostiamo la nostra attenzione sulla prima base di ricarica wireless che vorrei proporvi. È di Aoki ed è il modello LCC1. La adoro perché è comodissima e su una scrivania sta benissimo, perché permette anche di poter usare lo smartphone senza troppi problemi, incluso il Face ID, proprio per la posizione in cui si trova l'iPhone. Il suo punto forte dunque è solo questo, per quanto riguarda invece la sua uscita è di 5 watt ad 1 ampere. Non è male soprattutto per chi non ha esigenze di ricariche veloci. Si presenta in due pezzi, chiuso all'interno della sua confezione, LED di notifica bianco quando è accesa e verde quando sta caricando. Funziona molto bene e tende a scaldare pochissimo, ma solo dopo un paio d'ore d'utilizzo. Ricarica circa il 2% della batteria di iPhone X in 9 minuti. E all'interno della confezione è incluso ovviamente anche il cavetto micro USB. Passiamo ora al modello analogo come prestazioni, ma a forma triangolare. Nulla di particolarmente innovativo, ma adoro la sua forma e la sua manifattura. È molto leggera come base di ricarica e la parte superiore centrale è gommata. Il resto è policarbonato, resiste addirittura anche a cadute, ma non mi fa impazzire il suo funzionamento perché a volte non riesce a caricare il mio iPhone X, soprattutto se la batteria è al di sotto del 20%. Probabilmente va in protezione perché scalda quando ricarica al di sotto del 20% e quindi la ricarica viene interrotta. Insomma, un prodotto bello esteticamente, ma poco funzionale. Altra basetta di ricarica wireless che mi è piaciuta davvero tantissimo è questa, ultra sottile, tonda e di colore bianco di Aoki, il modello LCC2. A volte non si trova su Amazon, probabilmente perché il suo prezzo inferiore ai 15 euro la dipinge come la migliore che possiate acquistare a pochi euro. Stesse identiche prestazioni della LCC1, che fra quelle low cost è la mia preferita. Troverete entrambi i link delle basi di ricarica wireless all'interno della descrizione di questo video. Passiamo ora all'ultima, per veri intenditori, la base di ricarica wireless di Stilgut, la mia preferita perché oltre ad essere molto bella esteticamente è anche la più potente con i suoi 10 watt d'uscita e iPhone riesce a prelevarne 7,5. Questo vale per iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X ovviamente. La velocità di ricarica è di circa il doppio rispetto alla LCC1 di Aoki, che carica il 2% in 9 minuti, mentre questa di Stilgut carica il 4% in 10 minuti, pressoché il doppio. Non scalda mai e l'adoro per via della sua eccellente linea elegante e sobria, che la rende adatta a qualsiasi ambiente. Unica pecca è che dentro la sua confezione non troviamo nessun cavo di ricarica. E la sua porta di input è una USB-C, proprio come la LCQ1, per cui il cavetto andrebbe acquistato a parte, ma non ve ne pentirete per via della sua eccezionale qualità e velocità di ricarica. Il prezzo? Un po' altino, ma è più che giusto, a mio parere, 49,99€. In descrizione troverete il link diretto per l'acquisto. Tutte e quattro le basi di ricarica wireless che vi ho mostrato sono pienamente compatibili con la ricarica anche attraverso cover. Cover ovviamente compatibili con la ricarica wireless, come può essere ad esempio quella di Apple in silicone o quella di Apple in pelle. Non è necessaria assolutamente una base di ricarica wireless, ma è una vera comodità.
non per usare il telefono mentre si sta ricaricando, ma perché rende molto più semplice e naturale la messa in carica del dispositivo, che si può poggiare ovunque, in qualsiasi momento, magari anche mentre si è a cena o a pranzo, e lasciarlo quel poco che serve per rimpiazzare quel 20-30% di batteria in più al proprio smartphone. Insomma, questa è pura comodità. Amatech Blog spera abbiate apprezzato questo video e con un pollice in su me ne darete prova. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto per supportarmi e a continuare a seguire il canale per non perdervi nessuna futura novità. E soprattutto il video di domenica prossima. Hello. Ooh, without you by my side. Inside, I realized I'm in love.